Si perdono i profitti dei Benetton ed è giusto, perché non hanno fatto il loro dovere con la loro azienda Autostrade per l'Italia per mantenere quel ponte. Soprattutto dobbiamo fare giustizia. Non dimentichiamoci mai questa cosa. E lo dico chiaramente, la posizione del governo, ma soprattutto chi non vuole revocare le concessioni ad Autostrade per l'Italia, deve passare sul mio cadavere. Eccoli, quelli che urlavano contro i Benetton e chiedevano giustizia per la sciagurata gestione delle autostrade. Altro che punizione, dopo la scelta del governo Conte, Autostrade torna nelle mani dello Stato, ma a caro prezzo. 9 miliardi il costo della vendita e la famiglia Benetton incasserà un assegno da oltre 2 miliardi entro la fine dell'anno. E non è tutto, perché nel frattempo i 5 Stelle hanno anche permesso l'ingresso dei Benetton in Alitalia. Ma come? Ma non erano quelli che giuravano sanzioni nei confronti della gestione scellerata? Grillo, Di Maio, quelli che gridavano contro il sistema e poteri forti? Pensate che ora Toninelli ha persino scritto un libro per dirlo. Ma non vi vergognate a guardarvi allo specchio?